Adelu, sei il protagonista segreto dei braccialetti rossi. Ma io qualcuno venga a farlo, almeno vinco la coppa. Quante gare ci sono oggi? Si dice che sia tra i migliori elenchi mai fatti in 15 anni. Perché lo sento sempre questa frase, scusami? Come è andata la giornata, ragazzi? Un bel caffè con una bella torta della nonna. Io ho visto no TikTok di Gabbo. È tutto quello che mi sai dire della tua giornata. Sì, l'ho visto in loop. Vabbè, la sega prima del video e poi dopo. Scioconinni. Io mo come? Scioconinni. Ah, ok. Fabio, mi metti proprio ansia, Fabio. Io devo essere onesto. Che c'è proprio del rischio. C'è sempre del rischio quando si gira con te, Fabio. Io continuo a mandare avanti questa teoria per il quale tu. Perché l'elenco delle gare si chiama Mollocio? Scusatemi. Perché devi stare attento. A Roma si dice oh, ocio, quando devi stare attento a qualcosa. Però oggi mi ha detto, ha fatto un elenco. Non è una bella level Asian da 50 minuti oggi. Però non è possibile che te ci sentiamo sempre solo quando ci sono le corse. No, ma infatti ti ho invitato per il mio personalissimo server di DJ, Fabio. Sì, ah, ok, giusto. Starta! Redotte, ti aiuto! Where is the master? Oh, che bello! Scusa, Zazzone, ti ho stoccato male! Ecco dove parto come secondo proprio in partenza! Vedi dove fanno, volammo. No. Zazzo, sono rimesso più o meno dritto, T2 comunque è un animale! Un minuto e mezzo! Zazzone pure! Cazzo, ufficio! Sì, Zazzo, però mi chiudi, mi fai muro e mi fai muro. Fabio, basta, ma come fate sulla traiettoria sferica? Ma domani ti sfondano la casa, Titti, dai. Non so auguri da fare un amico. Perché stai vivendo da solo, Titti? Ha comprato casa alla madre, al padre, c'è una nuova sorella pure. Addirittura. Sì. Ha messo la cugina incinta. No, me l'hai detto tu. Poi nasci la quarta testa del Cerbero, per favore. Devono per forza addobbare. Ho ripreso Gabbo. Dai, Mollo, prendiamo sti stronzi qua davanti. Una gara, stronzi a chi, Gabbo? Però se non ti impunti nell'angolatura. No, è perché Fazzo lì c'è l'unica parte in cui ti puoi beccare. Con calma, Fabio. Con calma, Fabio. Ho TT2 perché non è impossibile non colpirsi. Chi è il terzo? Da dove Shark. Forleo. Ah, Forleo non... Oh cazzo, oh merda, Gabbo. Mamma mia. Ma che cazzo è successo? Ma mi sono ribaltato. Ragazzi, dai, quanto caga. Non è possibile. Cosa c'entra adesso il quarto caga? Tu me lo spieghi. Si è teletrasportato completamente. Già, ma mai visto sta roba qua? Non sapevo di star competendo. Fermo, tipo si sta bugga tutto, guarda. No, Fabio, sei di ragazzata. Ti giuro, guarda. Ma che cos'è? Vabbè, ho superato Gabbo, mi va bene lo stesso. L'ha distrutto. Curva. Sì. Come si fa a partecipare alla gara? Aggiungi TT-2 sulla play e ti fa invitare. Gare. If you don't sallo, sallo. Si entra la musica, raga. Come fatta? Se piace. Ma non l'abbiamo mai fatta. Aia, questa l'abbiamo fatta sulle campagne, ragazzi. No, ma era un'altra, Mollu, ho capito cosa intendi, un'altra. Ragazzi, come? Dario? Ma oggi Cartoon News, Dai, non mi rompere i coglioni, ascolta, sono qua per te, dico 5 minuti, ti rubo, poi me ne vado via. Allora, ho trovato uno stratagemma e... Ah! Per il matrimonio di Poli, io ho conosciuto una drag queen. L'ho vista, mi sono visto ieri un po' di stream. E allora lei ha fatto una 12 ore all'insegna della libertà e del divertimento. Ok, la marcia su Roma. Non si chiama così, no. Ma poi... in storia non ero forte, che vi devo dire. Pranzo, sauna, cena e seratina. E addio al celibato offerto a Poli, devi venire. Perché era addio al celibato molto nelle tue corde, secondo me. Io vengo all'addio al celibato, ma non vengo al matrimonio. Purtroppo questo per ora... del cibato organizzato da me, capito? È una festa di lavoro. È la solita festa generata dal Joy Boy. Ok, va bene. No, è un momento di gioia. È una mollura, sei proprio ricco. E che devo fare che non ho preso il coso? Pezzo di merda. Ma si può dire quando è? Sì, tipo in primavera. È una sauna dove la gente cammina nuda col pene eretto, a volte scopano.
La mia prima comunione. Minchia, è il battesimo proprio. A dire la verità non è molto convinto, ma io sono convinto che ce la farò. Grazie a tutti. Allora, girami tutto. Un saluto. Ciao. Saluto nazista. Ciao. No, un saluto amichevole. Ormai siamo alla Gianmarco. Fa ridere perché mentre Dario ti diceva sta cosa, ti ha detto è un addio al nubilato, al celibato, ai gusti tuoi, no? E mi è venuta in mente sta canzone, tipo, com'è che faceva quelli Gianmarco è andato a trans? Mi è venuta in mente solo quella canzone, non so il perché. Ti ho immaginato un po' con un transone a fare belle feste. Ho ripreso uno, Tittino, stai buono. Sarto. Gabbo, lasciami la posizione. Gabba, ma come cazzo è possibile? Gabbo, lasciami la posizione, bravo. Come faceva la canzone? Buffone. No, non lo dici, Gabba, no. Come eri primo? Ma non eri primo, ha vinto Official Deluxe, ha vinto. No, lo devo tappare, Gabbo di Square. Titti, mi hai lasciato la posizione. Ce l'uomo vero. Allora, praticamente Gamba ha cambiato l'immagine profilo. Ha deciso di segnalare a tutta la sua fanbase che lui ha cambiato immagine profilo. E lui dice che TikTok gli ha messo sta canzone. Che canzone? Cioè, vorrei capire a uno che tipo di canzone, Manu, perché non conosco l'artista. Ok. Che cazzo hai fatto, Manu? Hai rito. Ah, raga, ma si è levata la cam. Ma che dici? Sì, alle gare ci sono una volta all'anno, ci sono sempre le stesse. Sì, sì. Bella, ci sono Vittorio, buonasera, tutto bene. Vediamo dove serve la skill, chi vince. La PR4? Buonissimi. E quello stronzo che non frena le curve? Uno che fa fatto la carriera. Ma vi faccio vedere, come guidare per due anni. Io ci ho provato a fare delle gare tranquille con voi, signori, ma purtroppo non si può fare. Mi ha detto che sei, che è una cosa, vabbè, che, sei, che non è terribile. Ho capito, ho compreso. Sì, Delu. Allora, mi sono venuti addosso mentre eravamo lì. Guarda che bella bagata. Oh. Ha preso la diatrona. Ho capito. Ho come i miei dubbi, Gianmarco. Ma non ti preoccupare. Ti sembra normale che resto sveglio ad inneggiarti per ore. Ma mi sei venuto addosso. Ok, sto pazzo io, va bene. Vabbè, apri il mio pop. Se tu che mi prendi, mi dai un miliardo. Ma sì, allora laghi. Mi dispiace dirti che laghi. Un miliardo. Io un miliardo non ce l'ho poi, cazzo. Cioè. Io devo fare il box forzato, visto che. Cioè. Madonna, Titti! Titti, che criminale! Titti, che criminale! Esce cattivo e prende un lato subito! Ah, vai, grazie per le 5. E tanto c'è l'aiuto giocatore in coda, che ti cambia! Il Gabbo non si è controllato. No, Gabbo di Squared che è secondo? Me l'ha fatto subito dopo il pit stop, quindi non mi posso. No, bro, ho capito. Certo, chi è il nero? Io sono caucasico. Ce n'è uno che c'ha la macchina nera. Delu. Guarda, Forleo che mi riprova a riprendere. Delu, la tua gara è finita. Io tiro dritto su tutti, eh. Fabio. Io ti l'ho detto su tutti. Io ti l'ho detto su tutti. Dovete guidare rispetto a quello che facciamo noi. Voi siete sotto nella scala gerarchica. Avete capito? Masi si è offeso, per questa cosa ha abbandonato la sessione. Complimenti. Supera per destra, a destra. Vabbè, a sinistra pure. Non pittare. Siete proprio dei maiali bastardi. Provero, cioè, mi sei letteralmente venuto addosso. Ah, pure. Let's go, è così che si fa. No, vabbè, tu sei invincibile. Ma come fai? Ma come fai a essere così invincibile? Scusa, ho sbagliato io. Scusate. Rischiosissima. Dai, ma perché? Si infugnano tutti sul muro, porco due. Cosa fa l'associazione a delinguere? L'associazione a delinguere, è demacerata quella, eh. Zazzone, ma tu dopo verso l'una ci sei con me, Faz? Su No Man's Sky? Pensavo su Daisy. No, su No Man's Sky. Non andate veramente su No Man's Sky. Certo che andiamo su No Man's Sky. Sì, ma vero? Sì. Ragazzi, veramente, ma che schifo. È bellissimo, l'hanno aggiornato un botto, consiglio. Merda, porgio. Ti posso scopare con gli alieni adesso. Vabbè. Quella puttana di tua madre. Intanto lavora e lavora sodo, di culo e di bocca. Bavi, stronzo coglione. Link. E quindi non si fa il karaoke Sanremo e Dio. Mi sa che è iniziato adesso. Madonna. Prima di fare il karaoke, ti chiedevo scusa, una cosa carina. No, la mia macchina è rimasta qui, caro.
po' troppo there, secondo ok me. Ripartita niente sto scappando. Oh, di macro mi son bandanato. Pesa a me, grazie. Ma sai che sei il mio pelato preferito dopo di me. Cazzo, mi strappo, te giuro. Fammi vedere, fammi vedere. No, stava entrando Triple H. Time to play the game. Time to play the game. Ragazzi, non mi fate ridere, per favore. Sto facendo un pezzo piuttosto fastidioso. Ma tranquillo, l'hai già fatto. Ah, ok, l'ho già fatto. Non ci sta il checkpoint. Non c'è. Quelli davanti a me non possono arrivare. No, non ci credo. No. Per favore. Ah, Manuxo arriva quinto. Ho capito, vabbè. Fenomeno. Vero. Infatti chiedo scusa. Hai detto tu, Però no, ma infatti se vuoi il parkour si vede che è forte. Come una persona in sedia a rotelle. Ma gli ho provato a far capire che non è una cosa buona il fatto di essere arrivati secondi nel torneo dei rimasti. No, ma glielo fai capire per favore che è una roba orrenda, cioè, chi è il secondo rimasto? Si santato, però. Il primo chi è? No, è uno strano, Mollo. Ti farei vedere, guarda, il TikTok migliore ti posso far vedere di Sergio Riglia è quello dove diventa Super Saiyan. Che qualcuno vuole vedersi di questa cosa, eccolo qui. Faccio rivedere stream perché sia mai. Che cosa stai facendo? No, sì, scusa. Ecco, fammi vedere sto coso, sì. T'ho visto. Cazzo stai facendo? Baywatch, porco due. Oh, no, capito, ma mi ha aperto la stream. L'avevi visto mentre facevo corsa a rana. Sì, sì. Eccolo Fabio, questo è il... Ma è nappa! Questo è il TikTok, ma sta, Fabio. Ma sta diventando... Ma è veramente diventato un Super Saiyan? Ma è un effetto di TikTok? No, è veramente diventato Super Saiyan? No, è un Super Saiyan. Ma porca troia! I Saiyan sono tra di noi. È soltissimo! No, quello che fa finta di correre sul posto. Sì, ma prima ballava, faceva finta di volare. Ma io non so che macchina ho preso. Ma io mi sa che qua rimango l'ultimo dei rimasti. Io devo vincere la gara, raga. Perché se no qua non si riesce. No, ufficio, dai, vuoi portare Shark? Adesso dai. Sta addobbo. Ma con il cazzo, sono sperma addobbato da un sperma due. Sperma addobbato. Incredibile, è il nuovo fetish. Ragazzi, ma che gara è? Ma è tutta storta, frate. No, sono dalle te. Quando sei ito? Boh. No, io ho visto Tanzone. Ragazzi, ti due scammanato, esclamativo. No, sto laggando, porca madonna. Gabbo, mi paghi l'abbonamento annuale a Crunchies? Ah? A Crunchyrolls? Che cazzo è Crunchyrolls? Adesso sei il protagonista segreto dei braccialetti rossi. Ma magari ammazzano le botte fino a quando non sei che forma la faccia. Qualcuno venga a farlo, almeno vinco la coppa. Oh no! Quanto Bibi? 22 davanti a Tumblr, che incredibile. Tumblr. Secondo me è bannabile mandare la segnalazione live. È bannabile! Ragazzi, parkour in acqua. Pagano Fabio, se vuoi ti do Crunchyroll, basta che paghi abbonamento Patreon, Luca Release. Chi è? Dimmi. Zaga è minorenne. No. Chi è allora? Leggi il nome della cosa acqua. Perché che c'è scritto? Sì. Acqua. Spedofilo. Spedofilo. Ma si chiama spedofilo. La speed file. Come si chiama? È terribile. È un PDF. Dai, Gesù Cristo. Anita Max Win. Cioccolini. Benito Cioccolini. Era palese. Ok. Ok. Marco Evan. Giustamente vado dentro la piazza. Voglio tagliare le palle. Il villo 2. Magari. Magari riuscì a entrare in covo, porca troia. Io devo appare dopo una lama di ferro rosso più 8, sperando che arrivi a più 9. Oddio, state parlando di Palward, raga. Sì, palesemente quello. Forleo abbandona la sessione perché giustamente a lui che cazzo gliene frega. Non si può fare. Rotella. Ah, Rotella pure a me. Tutti Rotella. Vedere la faccia di Forleo. Voglio vedere in faccia. Vado fuori a picchiare una ragazza con i capelli blu. No, che colori già? Ma te lo ricordi il Labyrinthine? Bello, frate. C'ho ancora gli incubi. Sta zitto, terrore.
c'hai gli incubi per l'horror o c'hai gli incubi perché non siamo riusciti a passare un livello? Jimmy, lo prendi nel culo o lo prendi nel culo? No, 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 oddio. Tipo, a me dispiace veramente tanto, ma 393-922-8. Smettilo di dire il mio numero in chat, Cristo Dio. Quindi siete voluti a romper cazzo qua. Oh, 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 oh. No, Gelo. Oddio. Oddio, merda. Sempre lì, però, sempre lì. Sparare a Napoli. Tieni a destra. Sparare, devo prendere pure la devo tagliare. No, poi la gola. Gianmarco, mi dispiace proprio, ma guarda, pezzo, sei un effetto collaterale della mia collera. Incredibile, quando deciderò di bombardare casa tua. Ah sì, ma fallo poi. Tanto dovrei tornare. No, mallo. Ti chiedo veramente scusa, Zazzone. Purtroppo mi sono ritrovato lì e non potevo fare altrimenti. Ma sai che con la stessa canzone, Gabbo, ho visto due giorni fa una madre che tipo ha messo: mio figlio non c'è più, con quella canzone lì, brodetto. L'hai visto? E lei si lamentava che gli avevano levato il TikTok bannato per razzismo, dicendo: non volete bene a mio figlio, lui vi voleva bene, tipo tutte robe del genere. Stai su una cosa terribile. Ma è terribile. Lo so, cosa. E mi fa ridere appunto per questo. Anche a me. Gabba, per quale motivo tua moglie ha messo la Cotone. Foto? Cosa ha fatto mia moglie? Guarda lì l'ultimo TikTok di tua moglie dove ci sei tu photoshoppato sul corpo di un tizio muscoloso. Questo è corpo vergogna da parte di Silvia, eh. Io l'ammazzerei di botte. Ma che cos'è aiuto giocatori in coda avanzato medio? Una roba nuova. Frate, tu sai quante ore c'ha Forleo su GTA? C'ha 12.500 ore. 12.000 ore. È un po' come te su Rainbow Six, Giubbio. Di cui 11.000 da carriato, gamba. Eccoci. Oh, mai una volta che Gianmarco ti dice: grande Gabbo, sei bravo a giocare a Rainbow Six. Non ti è vero, bene. Gabba, gli faccio moltissimi complimenti. Ma vai a fare il culo, gli complimenti per me, ovviamente manco, pensa che sono, ho perso una scommessa, però... Ho capito, Gabbo, va bene, sì. Ti metto dritto, frate. Ci vediamo al prossimo Twitch Land. Io, ragazzi, stanotte qui c'è un coso, sì. C'è un... Che cazzo c'è da dentro? Un negozio di informatica. Informatica aperto di notte. Io ci vado a prendere una stampante, mi prendo una foto di che sì. Ci metto 10 candele intorno, faccio la stella di David sopra e la brucio. Il rito satanico. Sì, e nel mentre metto Instagram aperto una foto di Romelu Lukaku, guarda. Ah, è quello che io nascondevo nelle thumbnail di Ron. Scusa? Sì, ah, questa sì. Roba. Lukaku, cazzi. Madonna, ragazzi, sono un bastardo. Titi 2 ha abbandonato la sessione. È stato esploso, Titi. No, Gianmarco mi ha toccato, sono diventato undicesimo. Gianmarco, io ti ho toccato. Ho capito, va bene. Vado a dormire. Buone stream. Buonanotte, Tittino. Grazie per la compagnia. Ciao, Titi. Ma vaffanculo, pezzo di merda bastardo Marvel Disney. Non è vero, Titi, ti voglio bene. Ma a volte spero tu muoia veramente. È allucinante, come due delle persone che addobbano di più nelle corse, che so, Forleo e Deluxe, sono quelli che non vengono mai addobbati. Sì. È una roba per me fuori da qualsiasi. Beh, solo loro addobbano, gli altri no. Quindi è giusto. No, non è giusto, non è giusto. Se uno ti spara, devi rispondere con lo sparo. La guerra è l'unica cosa che ti potrà portare alla pace. Pensavo fosse Forleo, quindi Zazzone. Ho capito. E tu con questa idea qua hai detto: vabbè, faccio vincere Forleo al posto di Fabio Mollura. Ho capito. Ma è Zazzone, non è Forleo. No, vabbè, però tu non sapevi che fosse Forleo. Zazzone. Zazzo, vai. Tra sushi e sashimi io stupro i vicini. No. Vabbè, ragazzi, allora è stato un piacere essere partecipi a queste ottime gare. Vi auguro un'ottima serata e spero che vi cada un tram addosso questa notte. Speriamo. La ringrazio per me. Grazie. Buonanotte. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao. Bella. Ciao. Queste gare di merda, gare del cazzo. Poi lo cro, 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 po